Ignazio e Cecilia sono innamoratissimi e in particolare Ignazio spera di metter su famiglia con lei. I due innamoratissimi ragazzi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono amati, ma allo stesso tempo anche molti criticati, soprattutto da coloro che invece sostengono l'ex di Cecilia, Francesco Monte. Tornando indietro nel tempo, ricorderemo che Cecilia è entrata nella casa fidanzatissima con Monte, i due stavano insieme da più di 4 anni e parlavano addirittura di matrimonio. Ma nella casa Cecilia avverte che c'è qualcosa che non va in lei, mette in discussione se stessa e il suo rapporto. La sorella di Belen dichiara che il GF Deep l'ha aiutata molto perché gli ha permesso di intraprendere un percorso di riflessione interiore da quale ha capito molte cose, che prima non le erano chiare. Una di queste riguarda il suo rapporto con Francesco, il quale inizia ad infastidirsi vedendo i primi avvicinamenti tra Cecilia e Ignazio. Inizialmente pensa che sia solo una forte amicizia, ma poi arriva la svolta quando Francesco entra nella casa e ha un confronto con Ignazio prima e dopo con Cecilia. Quest'ultima lo lascia palesemente con un abbraccio e gli sussurra all'orecchio di inseguire i suoi sogni e pensare a se stesso. Francesco soffre molto e lo si capisce dal suo volto e dalle cose, che dichiara da Barbara a Pomeriggio 5, ma si distingue per la sua eleganza e compostezza nell'affrontare la tragica situazione che lo ha stravolto. Intanto nella casa Cecilia non perde tempo per viversi la sua nuova storia con Ignazio, tra i due c'è passione, complicità e tanto altro. Sono stati bersagliati dai social per i loro atteggiamenti troppo intimi, ma non sono mancate risposte a queste critiche da parte della sorella di Cecilia, Belen, che l'ha sostenuta. Attualmente Cecilia e Ignazio vivono con serenità la loro storia d'amore, sempre più uniti e complici. L'intervista a Ignazio Moser. Ignazio Moser è il figlio di Francesco Moser, ex ciclista professionista, ex ciclista lo è stato anche Ignazio, che attualmente si dedica all'azienda vitivinicola di famiglia fondata dal papà. Ignazio, quando ha cominciato l'esperienza del GF VIP, non era molto conosciuto dal pubblico, che però ha avuto modo di apprezzarlo, criticarlo e conoscerlo meglio grazie al reality. Sicuramente si è visto un Ignazio latinover, che ha sempre fatto apprezzamenti per le donne della casa, in particolare per Ivana Mrazova e per Cecilia. Con la modella ceca però non è nato l'amore, che però c'è stato con la Rodriguez. Una volta uscito dalla casa, Ignazio ha dichiarato che pensa già ad una famiglia con Cecilia e ha raccontato del suo rapporto con la famiglia Rodriguez. Jeremias e Ignazio hanno avuto modo di conoscersi all'interno della casa e instaurare un rapporto di amicizia, mentre Belen è stata una scoperta per Ignazio. Infatti era molto temuta da Moser, ma si è rivelata molto affettuosa nei suoi confronti. Insomma, sembra essersi consolidato il rapporto tra Ignazio e Cecilia.